aziende certificate femmine o che comunque si impegnano per raggiungere alcuni degli obiettivi, in questo caso indicati dalla legge sulla famiglia della provincia di Trento, ma appunto anche i ragazzi, in questo caso a restare e formazione della competenza, ma anche ci siamo certificati anche noi. E quindi al nostro interno abbiamo un diritto per tutti i lavoratori e le lavoratrici, indipendentemente dal fatto di essere uomo o donna, di avere figli o di non avere figli. Nella seconda annualità della fase di consolidamento, terzo. Quindi sono fiera di appartenere, diciamo. Grazie, buongiorno a tutti. Ecco, sono particolarmente contento di essere qui oggi a questo evento, dove si così corona anche un lavoro fatto, che questo. Chi di voi insomma, ha visto l'assegnazione delle competenze all'assessorato allo sviluppo economico. Allora, questo non è scontato. In Italia le politiche per la famiglia, quindi i due grandi temi sono l'autonomia dei giovani, ecco, che abbiamo sempre un po' tralasciato, questi oggetti di people strategy. Ecco, la terza P tante volte ce la si dimentica, la si dà quasi per scontata. La terza P è il people. No? Ecco, allora per dire questo, no? Dal paradigma anche politiche, famiglia, e vediamo come dentro l'azienda queste politiche rafforzano la pubblica amministrazione, perché siamo qui, su questo tavolo ci sono enti, diciamo, strutture pubbliche, c'è una società del sistema. Come enti, vi do solo questo dato, e poi chiudo. E noi abbiamo sui giovani fatto questa sperimentazione, anche 30.000 euro per poter uscire da casa. E avremo il supporto di Arianna in quanto traduttrice, no? Dallo spagnolo all'italiano, che ringrazio per la sua presenza. A presentare questa iniziativa di Spagna, que también es internacional, desde la Fundación Más Familia, es una organización sin ánimo de lucro que tiene 20 años de experiencia y cuenta en la. Possiamo contare sul patrocinio del governo spagnolo e abbiamo ottenuto le buone pratiche, diciamo, da parte dell'ONU. Indica di habla hispana come Colombia, México, Perú y Ecuador. Un concepto muy amplio, no es café para todos, es decir, todos lo mismo, no va de derechos laborales, sino de riesgo empresarial, es decir, la flexibilidad laboral ha aumentado con respecto a años anteriores y 343% más de. Stiamo avviando verso quella che io definirei una tempesta, perché emozionatissima, come sempre. Io in teoria qui sono un pesce fuor d'acqua, perché sono una mamma, qui rappresento delle mamme di famiglie numerose. Le associazioni di famiglie numerose stanno lavorando per qualcosa che a suo tempo sembrava impossibile. Veramente colpito quando l'abbiamo conosciuta come associazione e abbiamo voluto sposare immediatamente. Infatti ormai dal 2000 della bontà di questo modello family, lo stiamo portando in tutta Italia, ci siamo proprio impegnati.